Parliamo ancora una volta di tutela del patrimonio. Parliamo di uno strumento concreto che abbiamo approfondito già altre volte all'interno di questo canale. Perché chi cerca le soluzioni, state tranquilli, ogni tanto leggo i vostri commenti, le trova all'interno di questo canale. È normale che ci sono dei video dove si facciano delle analisi sul momento economico che stiamo vivendo, su quello che potrebbe arrivare, sulle crisi bancarie, sullo stato di polizia tributaria, sulle posizioni debitorie, insomma, si parli di analizzare certe situazioni e poi ci sono dei video in cui si parla delle soluzioni, soluzioni di tutela del patrimonio, non solo del trust, il tema di questo video di oggi, ma anche di altri strumenti che puoi andare a vedere all'interno del canale. Se è la prima volta che ti ritrovi qui, iscriviti e valli a vedere. Quindi le imposte sono fisse, noi l'abbiamo ripetuto più e più volte. Le imposte per trasferire, conferire un bene immobile all'interno di un trust sono fisse e non proporzionali. Questa volta la conferma arriva dalla Corte di Cassazione. L'ordinanza 2897 per gli amanti degli approfondimenti, giustamente, del 7 di febbraio del 2020. 7 febbraio scorso. Cosa fa la Corte di Cassazione? Adesso vi leggo alcuni passaggi e ascoltateli perché sono molto semplici da comprendere, non c'è un linguaggio molto difficile, insomma, da interpretare. In buona sostanza, la Corte di Cassazione respinge l'ennesimo ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate che ritiene che il soggetto che ha conferito, ha spostato, ha venduto. Non è la parola giusta perché la parola giusta è conferita, però per intenderci, venduto degli immobili all'interno del trust, lo abbia fatto pagando un'imposta fissa, ridicola, ragazzi, un'imposta ridicola. Ebbene, la Cassazione ha respinto questo ricorso, l'ennesimo ricorso fatto dall'Agenzia delle Entrate. Attenzione, altre volte abbiamo parlato di altre sentenze, di tribunali locali, diciamo così, di primo grado, secondo grado, abbiamo parlato poche volte di Cassazioni. Però attenzione, la Cassazione riporta un principio fondamentale, cioè la Cassazione sottolinea, tramite questa sentenza, che non deve esserci il vincolo di destinazione, quindi un maggior arricchimento da parte del trustee. Ecco perché, come dico spesso con i trust, con le costituzioni delle holding o di altri strumenti di tutela del patrimonio, che si possono fare, si possono costituire, si possono mettere su da chiunque. Ma per essere attivati devi stare attento a quello che ci scrivi dentro. Chiunque può mettersi lì a scrivere un trust, a costituire una holding. Il problema è che ogni clausolettina che tu vai a inserire può fare la differenza, fa la differenza. È lì che c'è la differenza tra uno studio e un altro studio. Detto ciò, veniamo nel merito della situazione. La sentenza, ragazzi, della Cassazione va a riepilogare tutta la giurisprudenza in merito alle imposte fisse, che la Cassazione e altri tribunali hanno ribadito su questo tema del trust, sul tema del conferimento di beni immobili all'interno del trust più e più volte. Ma come ti dicevo poc'anzi, voglio leggerti due righe che sono molto importanti, ascoltale bene. Il trust, mediante il quale si costituisce un vincolo di destinazione idoneo a produrre un effetto traslativo in favore del trustee, deve essere assoggettato all'imposta delle successioni e donazioni. Quindi, in questo caso, si pagano le imposte. Ma la Cassazione aggiunge: il trasferimento del bene al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, cioè non c'è uno spostamento, uno spossessamento, un effetto di trasferimento del bene immobile, quindi non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo in regime di segregazione patrimoniale in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust. È questo il punto che ho sempre approfondito rispetto a questo tema del trust. Effettuando questo conferimento da parte del proprietario all'interno del trust, non sto andando a vendere
il bene con effetto verso, non sto vendendo il bene al beneficiario, ma tramite il trust lo metto a disposizione del beneficiario. E il trustee, che può essere anche colui che ha conferito il bene, quindi che l'ha messo dentro sto trust, lo deve amministrare e custodire secondo le regole che vanno a disporre, vengono disposte all'interno dell'atto del trust stesso, che sono fondamentali, evidente. Detto atto, conclude la Cassazione, pertanto è soggetto a tassazione in misura fissa, ridicola, 200 euro ragazzi, e sia 200, 200, 200 euro, quindi sono 600 euro totali, sia per quanto attiene all'imposta di registro, 200, aggiungo io, l'imposta ipocatastale, 200, e l'imposta ipotecaria, catastale e ipotecaria. Insomma, spero e ci auguriamo tutti che dopo questa ennesima batosta da parte dell'Agenzia delle Entrate, che perde l'ennesimo ricorso in materia, anche in Cassazione, rispetto al tema del trust, l'agenzia almeno questa volta metta una croce addosso a questo tema e si vada avanti. Come al solito, l'invito è quello di iscriverti a questo canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!